Passo la parola ora al dottor Aurelio Mancuso, che ci parlerà dell'omofobia considerata come figlia della misoginia. Prego. Pronto? Sì. Grazie per l'invito. Io adesso vi farò fare un salto, diciamo, nell'attualità, perché dopo la relazione del dottore che mi ha preceduto, torniamo un po' a questioni che attengono al presente, anche se, come voi capirete, la misoginia e l'omofobia sono due malattie, patologie sociali antichissime, che fondano la loro genesi molte volte dai testi dei libri sacri delle grandi religioni monoteiste, per parlare del nostro luogo del mondo, ma anche, diciamo, dalle grandi teorie politiche laiche che hanno attraversato il nostro pianeta. Cioè l'omofobia e la misoginia non discriminano rispetto alle culture politiche e religiose. Questa, diciamo, è la prima questione che le unisce. La seconda questione che le unisce è che è chiaro che c'è una connessione tra sessismo e omofobia, che è del tutto evidente, perché le persone omosessuali, quelle transgender, quelle bisessuali, rientrano in quelle manifestazioni della sensualità e della sessualità non ritenute conformi ai comportamenti sociosessuali stabiliti dalle società fortemente intrise dal binomio sessualità e biologia eteronormata. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una evidente ripulsa, soprattutto da parte delle società a forte conduzione maschile eterosessuale, quindi la gran parte, della omosessualità in quanto tale. Perché l'omosessualità interroga nell'intimo le certezze prodotte dagli stereotipi del machismo, del virilismo e via dicendo. Argomento a sé è però l'omofobia rivolta alle persone lesbiche, che sono doppiamente discriminate in quanto donne. Se voi noterete, saprete che le lesbiche sono, come dire, un fantasma sociale e storico, anche nelle norme di repressione nei confronti dell'omosessualità. Ci sono tonnellate di testi che normano i processi contro la pratica omosessuale e forse qualche riga sulla pratica omosessuale lesbica. Perché? Perché le donne, in quanto le lesbiche, in quanto donne, sono naturalmente una di quelle categorie che gli uomini eterosessuali non prevedevano potessero esistere. Attualmente, nella contemporaneità, invece, la lesbofobia diciamo, indaga altri terreni, come quello della curiosità, della pornografia, sempre prodotta dai maschi eterosessuali, per cui le donne, che sono una minorità rispetto al diritto, per quanto riguarda le lesbiche, sono addirittura delle handicappate della sessualità perché non provano il piacere determinato dalla potenza maschile. Quindi l'omofobia, intesa come lesbofobia, è forse una delle questioni ancora poco indagate dalla letteratura in generale, ma che è una delle cose più, diciamo, nascoste ancora oggi. Infatti se ne occupano quali territori: il territorio della pornografia e il territorio del dibattito molto accademico del femminismo. Cioè ci sono queste due estremizzazioni. Non c'è nel discorso pubblico il tema dell'omofobia al femminile. E quindi, come capite, misoginia e omofobia si legano certo per questo specifico, ma si legano soprattutto perché sappiamo che il potere e il sesso, quando sono poi sostenuti dall'ostensione delle caratteristiche saldamente del profilo del maschio dominante, procurano naturalmente che cosa? Un'esclusione nei fatti di tutto ciò che non è normato da quel tipo di potere.
Per cui oggi, ancora oggi, gli omosessuali uomini sono come ritenuti delle femminucce, delle attenzione a tutti i termini al femminile, perché è chiaro che la svalorizzazione avviene nell'ambito dello stereotipo femminile. Sono scompensati fisicamente, non hanno l'abilità, non sono affidabili, sono troppo attenti al benessere e all'aspetto fisico. Se voi traslate queste affermazioni e le rivolgete alle donne, capite che la traslazione immediata è uguale. Cioè queste affermazioni di svalorizzazione dell'essere che non è come te si affidano naturalmente anche nell'immaginario femminile. Ma c'è anche di più. L'omosessualità al maschile oggi, pur diciamo avendo conquistato un po' di ribalta, un po' di senso positivo nell'opinione pubblica, continua comunque a interrogare nell'intimo i maschi eterosessuali rispetto al tema della norma sessuale e della intimità sessuale sana o malata. E questo, guardate, questo ci viene in soccorso. Vi faccio un esempio che potrei anche questo traslarlo nelle normative attinenti alle gerarchie religiose islamiche piuttosto che dell'ebraismo ortodosso e via dicendo. Ci viene in soccorso per esempio la gerarchia cattolica. Per la gerarchia cattolica, un papa, non vi dirò chi ma capirete chi, qualche anno fa ha deliberato che gli omosessuali non possono diventare preti anche se casti. Perché? Perché essendo tali, gli omosessuali sono persone che per natura sono impossibilitate al sacerdozio. Vedete, non è un caso che sul tema, per esempio, del sacerdozio o della accostare alla sacralità e alle funzioni sacrale le donne, c'è un grande dibattito non solo dentro la Chiesa Cattolica, ma anche dentro le altre grandi religioni monoteiste, tant'è che esistono forme, organizzazioni del riformismo di alcune religioni, penso all'area riformista dell'ebraismo piuttosto che al protestantesimo o all'Islam progressista, quello che insomma poco c'è, ma c'è insomma anche quello. Allora, se voi leggete, prima chi parlava dell'ebraismo citava alcuni testi sacri, allora anche nel Vangelo non si trova traccia di disposizioni di discriminazione. Il Vangelo del Nuovo Testamento, naturalmente, sull'Antico Testamento c'è un grande dibattito. Non ci sono disposizioni discriminanti rispetto alle persone omosessuali, ma quello che forma la discriminazione sono i millenni di pregiudizio che sono precedenti al cristianesimo, che sono diciamo insiti nelle società anche elleniche, anche preelleniche, fino ad arrivare a quelle diciamo quelle subito dopo le prime forme di civiltà riconosciuta nella storia. Perché? Perché l'omosessualità, se voi la incontrate raramente come aspetto positivo, e quando è raccontata, a volte non è raccontata come elemento di vera parità. Io, per esempio, sulla pederastia greca, direi che non è possibile rapportarla all'omosessualità come la concepiamo oggi noi, nel senso che, appunto, no? Come diceva appunto, perché? Perché l'omosessualità in quanto sessualità riconosciuta è una vicenda degli ultimi decenni. Non siamo, diciamo, agli albori del riconoscimento delle differenze e degli orientamenti sessuali. Così come continua a esserci una grande confusione tra identità sessuali e orientamenti sessuali. Per cui, per esempio,
Oltre all'omofobia religiosa, noi in questo momento abbiamo un'omofobia legata a questa paura delle teorie gender, che è una roba inventata di sana pianta, diciamo. Ci sono studi sul gender fatti nei decenni passati e che sono frutto e contributo del movimento delle donne, non solo rispetto alla differenza tra i sessi e tra i generi e il fatto che questo significa che non ci deve essere una sola visione sessuale del mondo e dei poteri e delle occasioni e opportunità, viene invece oggi utilizzata contro le persone omosessuali, alimentando una campagna appunto che dice: siccome gli omosessuali oggi sono tanti, vogliono omosessualizzare il mondo. Il problema è questo, che le persone omosessuali sono sempre esistite, è che solo da pochi decenni sono emerse dalla clandestinità della storia. Per millenni sono state represse, sono state condannate, bruciate, uccise, sono andate nei campi di concentramento e via dicendo. Oggi intravedono prima di spiragli di libertà. Però guardate, l'omofobia nella stragrande maggioranza del mondo conosciuto oggi è ancora molto potente, tant'è che in 75 paesi del mondo è un reato essere omosessuali, in 12 paesi a maggioranza, lo devo dire, a maggioranza di regimi islamici c'è la pena di morte. Oggi per esempio ci sono le elezioni in Iran, io poi faccio un inciso, quel paese c'è, la rappresentazione pubblica di questi giorni è che c'è una lotta tra i riformisti e i conservatori. Se io vi dovessi aprire il dossier su Rouhani e su quante decine, centinaia di omosessuali ha fatto uccidere in questi anni, voi forse vi interrogereste sul fatto se quello è un riformatore o è un conservatore. Cioè, anche le categorie occidentali ogni tanto fanno un po' ridere. Certo, sarà più riformatore rispetto a quell'altro mostro che vuole candidarsi, vuole vincere le elezioni, ma il pregiudizio, la volontà di sopprimere e reprimere le libertà sessuali sono assolutamente identiche. Allora, io vado a chiudere dicendo due cose. Intanto che naturalmente osserviamo l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia, di cui non posso qui parlare per brevità, ma sappiamo che le vere persone più discriminate in questo momento nella comunità LGBT sono le persone transessuali, che per problemi legati al pregiudizio sono quasi tutte consegnate alla prostituzione, e questo è un vero dramma di cui non si occupa quasi nessuno in questo paese. E per cui oltre alla tratta c'è anche la costrizione per l'identità sessuale. Però io voglio finire facendo un parallelismo che vi sembrerà ardito, che invece è un discorso che chiude è un discorso di verità. La misoginia colpisce anche gli omosessuali, e noi dobbiamo avere ben presente che ci sono molti omosessuali che ritengono le donne inferiore agli uomini. Questo è un tema di elaborazione di teoria di pensiero politico che noi e culturale che dobbiamo assumere, perché è un vero conflitto. Perché cosa significa? Significa che c'è, che dentro, naturalmente parlo dei omosessuali maschi, che dentro la comunità, dentro i movimenti di liberazione sessuale e omosessuale, permane un pregiudizio al femminile. Lo si vede per esempio quando si utilizza il linguaggio al femminile per svalorizzare l'altro. C'è un linguaggio al femminile queer, che è invece quello di esaltazione del femmineo nella cultura omosessuale, che è un discorso e che anzi è, diciamo, il cosiddetto linguaggio della favolosità,
no? Quindi si usa il femminile per esprimere il massimo del fulgore della proprio, del proprio essere, però c'è il linguaggio svalorizzante, per cui sei scema, sei frocia, sei... e quello è il linguaggio che ci proviene da, da una cultura che aveva bisogno di essere, come dire, a sua volta discriminante verso le donne per farsi accettare rispetto al branco dei maschi eterosessuali. Questo è un tema poco indagato, poco frutto di pensiero all'interno del movimento LGBT, solo le lesbiche, come sempre, che sono secondo me le, il movimento che più ha prodotto pensiero in questi decenni, ne parlano, ne fanno pensiero, che però ci serve per dire una cosa finale, che è questa. Guardate, la sessualità e la sensualità, le sessualità e le sensualità sono ancora oggi uno degli elementi di più grande conflitto che genera quella violenza che poi viene normata dalle leggi, viene affrontata con la legge sulla violenza sessuale, purtroppo non c'è la legge contro l'omofobia e altre questioni. Ma quel tema lì culturale è ancora più forte nella società del presente, dove i conflitti sono in questo momento solo assunti con un atteggiamento di rabbia, rancore e traslazione del potere violento nel linguaggio. Notate, noi siamo in un tempo in cui è difficile costruire 10 frasi insieme e aprire un confronto anche con la persona con cui non sei d'accordo ma che vuoi, con cui vuoi instaurare un dialogo. Questo porta assolutamente a un peggioramento del pensiero rispetto al superamento della violenza nei confronti delle donne, nei confronti delle persone omosessuali, nei confronti delle cosiddette sessualità, sensibilità e sensualità che sono per fortuna molto presenti nella società nel loro complesso. Grazie. Grazie dottor Mancuso per il suo intervento. E se è vero che la misoginia trova origine nelle società antiche, è altrettanto vero che nei tempi successivi le religioni hanno istituzionalizzato queste forme di discriminazione nei confronti delle donne e del confronto del cosiddetto diverso, che siano omosessuale o di altre, categorie sociali. E, non c'è con noi Zuhair Luasini, e quindi mi prenderò io 10 minuti per in qualche modo cercare di affrontare questo fenomeno che a mio avviso è figlio anche di quello che è la globalizzazione attuale, che porta anche a forme di guerra, a forme di discriminazione, quindi a forme di disagio sociale. Quindi se ci sono persone che oggi prendono armi e vanno, oppure vanno a esplodersi una discoteca piuttosto che un mercato, non si tratta di una, come dire, di persone che hanno una violenza innata, come lei aveva detto prima, di questa prostituzione innata. Non si nasce criminale, non si nasce come dire prostituta, ma è il contesto sociale che può favorire queste forme di atteggiamento o di comportamento. E negli ultimi tempi, proprio per motivi di guerra e di stabilizzazione nel contesto medio orientale, è venuto fuori questo fenomeno del jihad al femminile, di questi ragazzi che in modo volontario, fra virgolette, decidono di andare sul fronte, soprattutto quello siriano, per assistere i combattenti, questi combattenti per la
per la libertà, fra virgolette, nel loro compito, e il compito di questi ragazzi, anche ragazza di 6, 15, 16 anni, il compito loro è quello di soddisfare sessualmente questi combattenti, quindi questo è il jihad. Quindi a queste persone gli viene detto: voi andando a fare questa cosa fate una forma di jihad, quindi siete in situazione di compiere quelli che sono i dettami della vostra religione. Ovviamente questo fenomeno deriva da una, come dire, una interpretazione errata, una interpretazione come dire, non corrisponde alla realtà, anche se è vero e non lo si può nascondere che nel testo sacro per i musulmani, per il Corano, ci sono appunto dei passaggi in cui si parla della preminenza dell'uomo sulla donna. Quindi questo è per di più, questo ovviamente avveniva in un contesto storico, sociale, geografico, culturale ben preciso, che è quello dell'isola arabica, e parliamo di 1400 anni fa. Ovviamente una lettura letterale della scrittura porta appunto questi gruppi estremisti radicali a predicare, come dire, forme di indottrinamento nei confronti dei giovani direttamente in alcuni moschee o indirettamente attraverso il web, in cui incitano i giovani uomini ad andare a fare la guerra contro l'eretico di turno, e poi anche le donne, un compito ben preciso è quello di andare a soddisfare come dire, quelli che sono fra virgolette i bisogni sessuali di quello che va a combattere sul terreno. Ovviamente si tratta di forme di prostituzione legalizzata addirittura a livello religioso, quindi, ed è questo un fenomeno abbastanza recente per quanto riguarda il contesto attuale, e questi ragazzi vanno da paesi lontani, per esempio della Siria, partono molti, sono partiti soprattutto della Tunisia, che era un paese considerato un paese all'avanguardia per quanto riguarda il suo rapporto col testo coranico, con la Sharia. La Tunisia aveva già abolito molto tempo fa la poligamia, non è più praticabile in Tunisia, come anche la questione del ripudio non è più come dire, consentito in Tunisia. E sono in realtà due paesi che hanno compiuto questi due passi, uno la Tunisia, l'altro è la Turchia. Oggi è in discussione una riforma di carattere religioso all'interno della realtà marocchina, ma è ovviamente una situazione ancora da portare a un buon fine. E ovviamente queste situazioni si inseriscono ormai, come dicevo prima, un contesto di globalizzazione, un contesto in cui la guerra è diventata, come dire, uno strumento di difendere o di allargare le proprie egemonie, i propri interessi di carattere militare, economico
e anche geopolitico, e le guerre sostanzialmente sono diventate uno strumento, sono tuttora uno strumento molto, molto efficace. Ma la novità negli ultimi tempi, soprattutto con questa famigerata primavera araba, è il fatto che questa guerra non viene più fatta direttamente attraverso i propri soldati che vanno sul, ma viene affidata a dei mercenari, o soprattutto dei mercenari che arrivano da questa galassia del jihadismo islamico. Il caso della Siria è emblematico da questo punto di vista, ma lo era anche, se torniamo un po' indietro, lo era anche il contesto dell'Afghanistan nel 79. Perché sono andati queste persone considerati mujahideen andare a combattere in Afghanistan? Sono andati per una questione religiosa. Perché allora in Afghanistan a quell'ora c'era un governo socialista che fa riferimento all'ideologia marxista, che come ben sapete è una ideologia che considera la religione come l'oppio dei popoli, e quindi loro, un paese musulmano guidato da socialisti che vogliono in qualche modo laicizzare la società, per loro non era assolutamente accettabile. E quindi sono andati a combattere per questo motivo di difendere o diffondere la propria fede religiosa attraverso la Sharia. E ovviamente quelli che noi conosciamo oggi, questi personaggi che sgozzano a destra e manca, sia in Iraq che in Siria, o commettono anche atti criminali in Europa, come è avvenuto in diverse città europee, sono sostanzialmente gli eredi di quel contesto lì. Sono praticamente l'ISIS non è altro, o l'Annusra non è altro che una, come dire, una creazione nata da quel mostro che era Al-Qaeda, che è nata appunto in quegli anni lì, che è stata anche utilizzata dal mondo occidentale per frenare o per combattere l'avanzata del comunismo. Entrava venivano usati questi personaggi, questa realtà, questi gruppi criminali venivano usati anche all'interno della guerra fredda, e sono stati anche utilizzati dopo l'Afghanistan, sono stati anche utilizzati nei Balcani, la guerra della Jugoslavia, ormai non c'è più. E le stesse noi le troviamo oggi, le abbiamo trovate in Libia e oggi le troviamo in Europa, ovviamente sono presenti, sono delle cellule, dormiente, che tuttavia ci sono. E tornando alla questione delle donne, credo che destabilizzazione che avviene oggi, che è diventato lo strumento più facile per in qualche modo proseguire una globalizzazione selvaggia che privilegia i ricchi e discrimina i poveri, e la permanenza della povertà costituisce un problema molto serio, una violenza psicologica e sociale nei confronti delle donne. Quando una società in povera o in via di sviluppo, le donne, parlo sostanzialmente in questo caso del mondo arabo musulmano, che a parte qualche isola felice fra virgolette, quelle dei paesi arabi del Golfo, è una galassia dei paesi che è sostanzialmente di paesi poveri. E la prima vittima di questa situazione sono le donne. Quando all'interno di una società, soprattutto rurale, la percentuale del mondo rurale in molti paesi ancora supera il 50-60% delle persone, e coloro che scappano dal mondo rurale vanno ad ampliare le banlieue, le periferie, le baraccopoli intorno alle città, e rimangono comunque marginalizzati.
E in questa marginalizzazione succede che appunto a pagare uno dei primi prezzi, il prezzo più alto, è la donna, perché una famiglia che ha bisogno di andare a trovare da mangiare, ovviamente la donna deve aiutare, deve in qualche modo lavorare nei campi, e il ragazzo, il maschio, viene mandato a scuola. E sì, ha ancora qualche minuto. E quindi in questa forma di discriminazione in cui la donna non ha l'accesso all'istruzione, non ha accesso, come dire, a un'alfabetizzazione, ma anche un'istruzione alta, e succede che appunto lo stesso mondo femminile non sente, come dire, questa discriminazione, perché viene indottrinato, non ha come una capacità critica, e viene indottrinato sia dal punto di vista religioso che culturale. E in questo senso tutti questi ragazzi che vengono abbindolati culturalmente e politicamente, vengono portati anche a morire su questi campi di guerra oggi molto diffusi in Siria, è il frutto di, come dire, di forme di discriminazione religiose e culturale, che ovviamente nel mondo islamico la differenza tra religioso e il politico è quasi non esistente, nel senso che la politica è al servizio del religioso, tutto quello che si fa in funzione di quello che sono i dettami della religione. Tant'è vero che molti paesi arabi, gran parte dei paesi musulmani, hanno ancora come punto di riferimento giuridico per la gestione della vita sociale, individuale, politica, è sempre la legge islamica, la Sharia. E ovviamente in questo contesto si sa benissimo che la Sharia in qualche modo continua a discriminare la donna, perché oggi non si capisce perché la donna dovrebbe ereditare la metà di quello che ereditano gli uomini. La donna può essere considerata, un uomo può chiedere direttamente il divorzio e ottenerlo, la donna ha molte grandi difficoltà, spesso non ci riesce neanche. E per concludere, credo tuttavia questo fenomeno non riguarda soltanto la questione del contesto in cui avvengono queste situazioni. Se noi viviamo oggi in un mondo globalizzato in cui ormai l'immigrazione è diventata una questione assolutamente fisiologica, è diventata una cosa fisiologica con questa globalizzazione selvaggia che costringe la gente a scappare della guerra, della fame, eccetera. Io credo che molte donne dell'Africa non verrebbero in Europa se le situazioni fossero migliori per loro, e probabilmente non andranno verso quella, alcune andranno verso quella, a quella direzione della prostituzione. Dicevo appunto, e concludo, che è una questione che riguarda tutti noi, riguarda tutti i governi del mondo, la questione della discriminazione. E là il problema non è tanto capire o fare comunque degli atti di sostegno nell'emergenza, ma andare a vedere in fondo dove è il male, dove è la radice di queste situazioni. E nel caso del jihadismo femminile, il problema, la fonte del problema sono alcuni, come dire, come è stato anche citato prima dal dottor Mancuso, alcune ideologie oggi diffuse nel mondo islamico attraverso la casa madre di questa ideologia, e mi riferisco all'Arabia Saudita. Se noi, sapete bene che nell'Arabia Saudita le donne non possono guidare la macchina, non possono andare allo stadio a vedere una partita di calcio, non possono viaggiare se non c'è un uomo con loro. E quindi la questione di diritto della donna non riguarda soltanto la società
saudita, ma riguarda tutta la società universale nella sua universalità. Quindi noi dobbiamo porci la questione come risolvere questo problema. Per risolvere questo problema bisogna andare a, in qualche modo, a sollevare il problema nei confronti di questa realtà come quella dell'Arabia Saudita. Invece noi oggi in Occidente l'Arabia Saudita è considerato il più grande partner commerciale, geopolitico, eccetera, pur sapendo che le donne sono le prime a pagare il prezzo più alto. Grazie.